Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. Nella puntata odierna di Prima il Nord, federalismo fiscale, la vera riforma del paese. Riforme costituzionali, la battaglia per il federalismo. Il centralismo ha fallito. Subito il federalismo fiscale. La Lega Nord chiede che non vengano dimenticati nel cassetto, come è stato fatto in modo colpevole dal governo Monti e continua a fare il governo Letta, gli 8 decreti sul federalismo fiscale, che per noi rimane la battaglia delle battaglie, un tema a cui non rinunceremo, che sta alla base del nostro movimento e per cui continueremo ad incalzare il governo. Non dimentichiamoci che le cose in questi anni stanno peggiorando, cioè con la crisi economica aumenta anche il centralismo dello Stato e aumenta il furto di risorse dalle regioni produttive a quelle parassitarie. La gente non accetta più i giochi di palazzo orchestrati ad arte per rallentare le riforme che sono ormai ineludibili, a cominciare dai tagli dei costi della politica, la riduzione del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto, un vero federalismo fiscale ed amministrativo. Un federalismo fiscale per una più equa distribuzione delle risorse pubbliche tra il centro e le periferie. Il monito vero, unico per questa strana, rocambolesca, viene da dire, maggioranza, deve essere la necessità di giungere in tempi rapidi ad un cambiamento radicale del sistema Stato. Ma è bene ricordare anche altri passaggi che lei ha fatto nel suo discorso programmatico. Federalismo fiscale, revisione del rapporto fiscale fra centro e periferia, riorganizzazione delle regioni e del rapporto fra loro, che per noi significano completa attuazione del federalismo fiscale, autonomia finanziaria di entrate e di spesa di enti locali e di regioni, costi standard che finalmente premino i virtuosi e i capaci. Chiediamo che siano gli enti locali ad avere la possibilità di spesa e non siano essi limitati dal patto di stabilità. Siamo estremamente convinti che questa possa essere la vera riforma di questo Paese per sistemarne i conti pubblici e per rendere trasparente finalmente la spesa pubblica, perché diventi un concetto responsabile e nella responsabilità ci sia la trasparenza da parte di cittadini di giudicare i propri amministratori e coloro i quali amministrano i loro soldi. Durante le audizioni sia la Banca d'Italia, che è rappresentata dall'autorevole ministro Saccomanni, sia l'ANCI hanno dichiarato che l'unica vera possibilità di ripresa è l'attuazione del federalismo fiscale. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.